Dopo il tour in Messico, Austria e la prima nazionale a Modena, è arrivato ad Arezzo con una doppia replica al Teatro Petrarca l'acclamato quintetto IMA della coreografa Sofia Nappi. Si tratta dell'ultimo appuntamento della rassegna Invito di Sosta Danza Contemporanea d'Autore. In scena 5 danzatori e danzatrici della compagnia Komoko. Nata da questa unione di due parole, Komorebi, che è una parola giapponese, che sta a significare la danza che fa la luce quando trapassa le foglie, e collab come collaborazione, quindi dall'unione di queste due parole è nato Komoko. IMA è nato durante il periodo di distanziamento sociale, porta lo spettatore in un vortice di poesia in movimento, celebrando il ricongiungimento con l'altro. Questo spettacolo era proprio una celebrazione della vita, partendo sia dalla memoria che dalla celebrazione del presente, anche nello stare in un posto piccolo. I ragazzi hanno questa piccola scenografia con questi piccoli oggetti scena, quindi si voleva un po' parlare della vita e della celebrazione della vita anche attraverso il ricordo, la morte in senso più spirituale che altro. I 5 interpreti salgono sul palco indossando maschere d'anziani e procedono poi a ritroso nel tempo sino a ritrovarsi giovani, trasmettendo con armonia e leggerezza la necessità di ritrovare un rapporto col proprio corpo, di riscoprirlo vivo, capace di provare emozioni. E diciamo che è un viaggio personale, ognuno ha questo personaggio con cui evolve fino alla fine, in cui si trasforma, c'è questo cambio tra la maschera e la persona. E ognuno ha il suo proprio viaggio, la sua propria crescita nello spettacolo.